Pallacanestro, tutto sommato, bisogna segnare. Penso. Se io vado a vedere quanto tempo io faccio di schemi e quanto tempo io faccio di tiro, mi rendo conto che ho invertito le cose. Un buon attacco, troppe volte a noi piace chiamare un buon attacco quello quando il giocatore tira libero. È un buon attacco. Io non mi fermerei a questa considerazione e direi quando il giocatore giusto tira libero, perché se il giocatore è quello non giusto, tira libero, ma non segna. Siccome l'obiettivo dell'attacco è segnare, non è far tirare un giocatore libero, ma è segnare, l'attacco non è funzionale. Nei primi campionati del mondo che ho fatto, anzi secondi, a un certo punto, nei quarti di finale, se ricordo, un giocatore prende palla e tira e becca il ferro, libero, da 5 metri. La seconda azione prende palla e tira e becca il ferro. La terza azione, quei tempi ero giovane, ero molto tollerante, tira e prende il ferro. Giustamente un allenatore che fa? Cambio. Lui rientrando in partita mi dice: ma sono sempre libero. È normale che la domanda nasce spontanea. Chiediti perché tu sei sempre libero. Se tu non segni mai da lì, è normale che ti lasciano libero. Se tu vuoi avere rispetto da lì, fai tiro, 200 tiri al giorno, 300 tiri al giorno, come fanno tutti i tiratori. Come è stato detto al corso FIBA, forse il miglior tiratore che oggi è in Europa è Jesse Carroll. Io ho avuto la fortuna di allenarlo a Teramo, lo portammo a Teramo quell'anno. Lui segna perché ha talento, ma anche perché fa 400-500 realizzati al giorno. Il resto sono storie. Io ho avuto la fortuna di avere nel mio staff Fabrizio Ambrassa, Roberto Premier, tutta gente che aveva una grande malattia, far sempre canestro. E loro dicevano che si facevano i loro 200-300 realizzati al giorno. Se no non si segna. È normale che chi ha talento forse fa 10 su 10, chi non ha talento forse fa 9 su 10, 8 su 10. Se non si fa quantità di tiro, non si segna. Non si segna.